indipendente come la gran parte dei comuni italiani, non si avvalora, si avvalora nell'avere insegne di lamiera verniciata in finto stile 800 fatte industrialmente, non si avvalora. Con l'occhio di chi vede corto, tutte queste sono delle migliorie, perché le facciate sono più pulite, ci sono tutti questi bei colorini, le panchine sono invitanti, le fontanelle sono moderne. E cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto la stessa cosa che abbiamo ottenuto nei nostri campi quando abbiamo deciso di sostituire le culture dei mille meli diversificati che c'erano qua con una monocultura. Noi stiamo facendo la monocultura del colore, la monocultura dell'arredo, la monocultura dell'insegna. Perché fino lì arriviamo e più volte no. E tutti questi piani non fanno altro che avvalorare il dilavamento del territorio, la perdita di personalità. Quando io parlavo di ricucire il territorio, parlo prevalentemente del ricreare questo tipo di orgoglio e di individualità che il territorio sta perdendo. Quando si tratta di decidere che cosa fare, alcune azioni sembrerebbero del tutto piccole e marginali, mentre altre potrebbero sembrare molto importanti. Ecco, io sono a favore del fare le cose piccole e marginali, perché se sono piccole e marginali, probabilmente hanno un carattere assolutamente locale e come tali vanno a definire un territorio e non un altro. Tutti i vostri comuni qua di cintura avevano degli stemmi, il vostro è una rosa con un uccellino posato sopra. Alcuni sono fontanili, alcuni sono croci, altri sono animali, altri sono tipi di piante. Un tempo era molto più facile che i comuni sapessero per quale ragione erano l'uno diverso dall'altro. Ce n'erano alcuni che avevano un colore di un certo tipo perché la famiglia regnante di quel casato lì aveva nel suo scudo il rosso e il bianco. E allora gran parte dei paramenti murari riprendevano questi colori e la gente lo sapeva. Molte volte molti acciottolati erano fatti in pietra fluviale perché c'era la vicinanza, non so, di un fiume che aveva delle pietre di quel tipo lì. Molti altri erano con un colore di facciata giallino perché ad esempio la cava di calce vicina al comune dove si andava a provvigionare aveva una calce di quel colore e la gente lo sapeva e quando si sceglieva un colore piuttosto che un altro c'era una certa coscienza del dettaglio. Adesso queste cose sono completamente sparite. Io voglio scegliere un colore, non c'è problema, vado in colorificio con il dito. Voglio scegliere una pianta, non mi interessa niente di quali fossero le piante autoctone, io vado e prendo il peggior ibrido che trovo, basta che mi faccia le mele grosse. E abbiamo svenduto per molti versi la qualità del territorio con la sua quantità. Questo è un territorio agricolo in cui la porzione di suolo effettivamente agricolo è ancora molto 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 alto, voi avete ancora molto da perdere. Cioè voi prima di diventare la prima cintura avete ancora molto da perdere, ma dovete fare attenzione alla strada che decidete di intraprendere, perché se deciderete di fare un utilizzo quantitativo del territorio non ci vorrà molto, perché anche voi vi troviate pieni di centri commerciali, pieni di insediamenti di villette in finto stile antico con i paramenti murari, i mattoni finti, con il giallo spugnato, i coppi finti, i camignoli medievali sopra, come ce ne sono a tonnellate. Quello è valore? No, quello è un'ennesima cosa che non renderà indistinguibile il vostro comune da quello di fianco. E cos'è che rende questo comune unico e quell'altro? Sono le piccole cose, queste piccole cose sono tutte oramai per terra e bisogna mettersi lì e ricucirle, perché i piani che normalmente tendono a normare il territorio, questo tipo di finezza e di dettaglio non riescono a raggiungerlo, perché sono già impegnati a lottare contro i cementificatori, interessi di grande dimensione. A chi spetta la ricostruzione di questo senso del territorio che lo rende unico e quindi come tale da tutelare? Spetta prevalentemente ai cittadini. Faccio un piccolo esempio, io sono della Varsusa, attualmente a Varsusa c'è il movimento notari. Io non mi pronuncio perché non ho sufficienti dati per sapere, per quanto nel dubbio io sarei per non fare piuttosto che nel fare, ma questa è una mia opinione. I varsusini erano gente abbastanza sradicata, perché dal fondo della Varsusa era stato attraversato da due statali, un'autostrada, due linee ferroviarie, con gente che non aveva
altro da fare che correre in Francia o correre a Torino, ed era diventata per molti versi un'autostrada a 5 corsie da una sponda all'altra della valle, e la gente ne aveva risentito a livello di conoscenza del proprio territorio, lo aveva per un lungo periodo di tempo scambiato per davvero un luogo di mero passaggio. Quando gli è stata prospettata la possibilità di perderlo, questo territorio, o di vederlo compromesso, il Valsusino ha iniziato a dire: eh già, però così mi tiri giù il pilone, eh già, però così mi secchi la fontana, eh già, però così mi vai a interrompere lo scavo romano, e così la vecchia cascina del Settecento, e così la stazione di posta. E questa operazione di protesta, in chi la fa bene, non in chi si lamenta e tira la pietra e basta, è stata una ricostruzione del valore del territorio pietra su pietra. E quando i Valsusini si sono resi conto che avevano tra le mani un oggetto molto bello e molto affascinante e con molteplici aspetti, per questi hanno deciso di combattere. Ma se non avessero avuto nessun interesse nel valorizzare le piccolezze del loro territorio, se un pilone va per terra, se una cascina si distrugge, se ne farà un'altra. Ci si rende conto purtroppo di quello che si ha soltanto quando in qualche modo lo si perde, questo è sicuramente brutto. Però io sono dell'idea che la ricostruzione del senso di un territorio debba cominciare dalle piccole, piccolissime cose. Quali cose che ci sono in un territorio io ancora non ho elencato e che stanno e che non stanno e che non sono imbrigliabili in uno dei piani che ho letto, nel piano del Verno, nel piano del... per esempio tutta la rete viabile minore, tutti i fontanili, tutti gli approdi, tutte le sorgenti, i lavatoi, le cappelle, le targhe, le meridiane, i paramenti murari, l'edilizia storica di minor pregio. Quante migliaia di oggetti ci sono sul territorio che ce lo testimoniano, ce lo rafforzano? Quelle sono cose che normalmente vengono lasciate per terra, come se fossero troppo minute per poter essere prese in mano con un piano regolatore. Nessuno se ne preoccupa e sono allo sfascio. E sono in realtà ciò che distingue davvero un territorio da un altro. È lì che bisogna andare a operare ricostruendo, e i cittadini sono i primi a sapere dove sono questi talenti nascosti. Spesso quando i cittadini prendono coscienza di un loro territorio lo fanno troppo tardi o troppo male. Si rendono conto di essere un territorio ad esempio a vocazione agricola e lo ricordano alla popolazione una volta all'anno con la festa della polenta, o con qualcosa di folclorico, o con un gruppo di mondine in costume, o peggio ancora con un ecomuseo. L'ecomuseo di fatto è la tomba di un territorio, è qualcosa che sancisce quel territorio, aveva quella valenza, aveva quel valore, ma l'ha persa al punto tale da rendere necessario l'utilizzo di un mausoleo, di un cenotafio come l'ecomuseo per renderla ricordabile. Quando si arriva a guardare i propri talenti, le risorse del proprio territorio tramite il vetro di una teca, è probabilmente tardi. Allora, anche evitare il rischio della folclorizzazione del territorio è importante. Se un territorio ha delle vocazioni, queste vanno riconosciute, ma poi vanno utilizzate e non rese soltanto degli elementi di tipo folcloristico. Spesso invece questa è l'interpretazione che si dà, quindi che ne so io, la Cappella Tardeitali si apre una volta all'anno per la processione perché si deve fare, perché non si può non fare, ma quante sono le cappelle campestri che stanno cadendo e i cui dipinti magari del 600 o del 700 sono praticamente irriconoscibili. Io credo che un territorio che permette questa cosa si stia giocando davvero la sua unicità e la sua raffinatezza, magari a favore di qualche metro cubo di cemento in più, di qualche